Stereo 5 TV presenta L'almanacco del giorno. In studio Luigi Comentale. Oggi domenica 20 agosto 2023, San Bernardo Abate, auguri a chi festeggia l'onomastico, ben ritrovati con il nostro almanacco di oggi. La settimana è la numero 33, i giorni dall'inizio dell'anno 232, 133 ne mancano alla fine. A Roma oggi il sole è sorto alle 5.24 e tramonta alle 19.03 minuti, ora solare, a Milano alle 5.30 e tramonta alle 19.22, luna che si leva alle 9.06 minuti per tramontare alle 20.55. Giove oggi sorge alle 22.07 e tramonta alle 12.08 minuti, distanza chilometri 697 milioni di chilometri. Proverbio del giorno, chi non ha pane lavorato, agosto diventa maggio. Andiamo ad accade in questa giornata, il 20 agosto accade oggi nel 1975, la NASA lancia la sonda planetaria Viking 1 in direzione di Marte, due anni più tardi lancerà Voyager 2. Nel 1976 in Australia il programma televisivo Bandstand, che parlava dell'arrivo degli ABBA e trasmessa da Nine Network, registra il record tuttora imbattuto di ascolti con uno share di 54%. Oggi, ma nel 2009, Usain Bolt a Berlino migliora il record di corsa sui 200 metri percorrendo la distanza in 19.19. Sono nati oggi Amy Adams, attrice, Arisa, cantante, Carla Fracci, ballerina scomparsa, Andrew Garfield, attore e Rage, rapper. Sempre oggi i nati nel 28, Luciano De Crescenzo, nato a Napoli, è stato un famoso scrittore, regista e attore, studioso di filosofia antica, in particolare di quella greca. E nel 63 nasce Riccardo Ferri, nato a Crema, è stato un difensore dell'Inter per 13 stagioni dall'81 al 94 e poi ha concluso la carriera nella Sampdoria. La nostra frase aforisma, le buone parole valgono molto e costano poco, lo dice George Herbert. E qui termina il nostro almanacco, un saluto da Gino Comentale. Vi esorto di ascoltare, di guardare Stereo 5 TV e la sua programmazione. Per noi appuntamento a domani sempre con l'almanacco e grazie per averci guardati anche oggi. Ciao! L'almanacco torna domani.